il nostro gruppo con la Renaulution sta cambiando pelle a tutti i brand, ma adesso qual è, Andrea, il nuovo posizionamento del brand Dacia? Dacia, the brand, it's open a new area, also a new chapter. The new positioning is the best value for money brand that constantly redefines the essentials. Ma cosa significa essenziale per Dacia? Dacia chooses the most important features for our customers. Equipment really useful, based on the real usage, and choose also the simplicity in the way of sell the cars. Easy to choose, easy to buy. Essentiality is also a notion that takes a new meaning for people today after all the crisis. Customers aspire for a brand that reflects authentic values, a sense of reason and responsibility. Cars are made and consumed differently. It's a new form of modernity and Dacia is in the trend. It can satisfy their expectations fully. Our essentiality is rational but also emotional. Our cars are rational and they are also appealing. They serve the purpose they were designed for, no more, no less. Dacia is essentials without compromise, semplicemente tutto. Un bellissimo italiano, grazie, grazie. Ma ora, Damien, parliamo tanto di lotta all'inquinamento, ma qual è la strategia di Dacia per ridurre le emissioni di CO2? Dacia vuole fare la sua parte in questa importante sfida, proponendo soluzioni che siano allo stesso tempo ecologiche ed economiche. Innanzitutto cerchiamo di ridurre al massimo il peso dei nostri veicoli, grazie a piattaforme e motori ottimizzati. Ad esempio, Jogger 7 posti pesa 240 kg in meno rispetto alla sua concorrenza. Meno peso significa meno emissioni di carbonio su tutto il ciclo. La seconda leva per ridurre le emissioni riguarda ovviamente i motori. Siamo leader nel GPL in Europa con la nostra offerta unica EcoG, che riduce il CO2 del 10% ed i costi totali d'uso del 40%. Abbiamo da poco introdotto Jogger Hybrid 140. È in grado di funzionare fino all'80% in modo elettrico in città e di ridurre fino al 40% il consumo di carburante. La nostra Spring Electric ha ottenuto 5 stelle e il miglior punteggio 2022 da Green & Cap. La terza leva per abbassare la carbon footprint è il maggiore uso di plastiche riciclate. Oggi il 12% delle plastiche di Duster provengono dal riciclo, un dato superiore alla media del mercato. Sul futuro Duster, il nostro obiettivo è di raggiungere il 20%. In un ottimo italiano, grazie Damien e grazie Andrea di essere stati qua con noi.